Sì, con Lucia Cuffaro. Eccoci. Buongiorno. Ciao Lucia. Quanto mai opportuna la tua presenza, perché sta arrivando il freddo e dunque con il freddo mal di gola, tosse, raffreddore, tutti i mali di stagione. Rimedi naturali e comodi da portare a scuola e al lavoro. Assolutamente. Allora, iniziamo immediatamente con un'invenzione, ovvero la tisana in caramelle. Portatela, la possiamo portare con noi, take away. Hai la febbre anche tu, va bene, ho capito. No, iniziamo subito. Allora, tisana in caramelle, vai, sì, procedi. Assolutamente. Che si facciamo? Fa? Delle caramelle al miele, arancia, cannella, eccolo qua. Allora, iniziamo così. Mi metti per favore lo zucchero nel pentolino? Perché da solo un ciapo fa? 6 cucchiai di zucchero di canna, ovviamente, uno, all'interno del pentolino. Aggiungiamo anche 2 cucchiai di miele, che come sai, 5. Per le patologie legate, per i, insomma, un pochino ai raffreddamenti è ottimo. Bene. Mettiamo 2 cucchiai. Perfetto. E uno. Vabbè, facciamo prima metterlo tutto, ecco, perché poi alla fine... 7 cucchiai di spremuta d'arancia fresca. Sì. Quindi non... Scusa, ma se faccio tutto io, tu, che cosa fai? Fammi capire. E io ti... Che faccio? Coadiuvo. Mescolo? Sì. Aggiungiamo anche 3 cucchiai di cannella. La cannella è ottima perché è un disinfettante antiossidante della poi. Sì? Sì, dicono. Dicono. Beh, comunque è ottima anche ad esempio in cosmetica naturale la cannella. Bene. Eccola qui. Ok, accendiamo un pochino il fuoco, così. Eccolo. Veramente già sarebbe acceso. È già acceso. A 2 tacche. Sì, forse. Sì, va bene. Ok, dobbiamo mescolare. Per quanto dura questa mescolanza? Allora, più che altro quanto dura la cottura? Circa 20 minuti, 15 minuti. E poi si conservano. E per quanto tempo le caramelle? Vedere il risultato finale. Dopo circa 20 minuti abbiamo questo risultato. Eccolo qui. 20 minuti di questa maratona. Viene una sorta di caramello. Sì. Lo facciamo vedere, eccolo. Sì. E lo possiamo ovviamente colare o negli stampini. O negli stampini o all'interno di un, non so, di un, uno, un, la carta forno classica. Sì. Io ad esempio li metto all'interno dei portaghiaccio in questo modo. E ti insegno un trucco. Ogni volta che si fa qualcosa, diciamo, un po' caramelloso, in genere si appiccicano le caramelle. Ma non va? Si attaccano le caramelle. Genio, genio. Adesso ti spiego un trucco, basta, vabbè, puoi anche... Per la finzione televisiva sto bene così, bene. Okay. Allora, le abbiamo fatte, eccole qui, sì. Le mettiamo dentro una ciotolina con dello zucchero a velo, in questo modo. Che è avanzato da Pandoro perché non ci butta nulla. Sì, ecco, bravo, appunto. Era proprio quello, infatti. Bene. In questo modo non si attaccano l'un l'altro, vedi? Rimangono comunque. Le portiamo all'interno di una scatolina di latta in questo modo, in modo tale che se abbiamo appunto un raffreddore, una tosse, la gola irritata, abbiamo bisogno di una tisana, una tisana portatile. Tisana istantanea, la possiamo fare in pochissimi secondi. Un'idea molto pratica. E invece aspetta che ti faccio vedere. Che cosa? La magia, la tisana. Ah, perché non si mettono in bocca come tutte le caramelle? No, è una tisana. È una tisana istantanea. Ma io pensavo che tu facessi tutto questo. Guarda, per esempio, questa è la cosa più divertente. Allora, prendiamo una pasticchina, la mettiamo dentro in questo modo, giriamo con un cucchiaino per 20 minuti. No, guarda, no, per 20 minuti no, per un minuto, guarda come si già si colora. E ti fai la tisana portatile. E ti fai la tisana portatile che ha già il miele, il succo d'arancia, la cannella e lo zucchero, e quindi è deliziosa. Gagliardo, vedrai che questa idea te la rubano. Si inala. Questa idea te la rubano. Dici? Sì. Bisogna brevettarla. Dunque, avevo visto uno zenzero vagante che è un noto antibatterico naturale e anche antinfiammatorio, che ha però di contro un sapore molto forte. Stappa le vie nasali in una maniera incredibile. Questo è un esperimento recente, perché a me lo zenzero non piace, quindi ero molto dispiaciuta per il fatto di non poterlo mangiare, perché è ottimo sia per digerire. Mia mamma lo usa per i dolori articolari, per le anche, ad esempio. Anche. Si usa per l'influenza, perché riesce in qualche modo ad aiutare, a supportare. Tagliamolo a fettine, prendiamo una classica radice, ne prendiamo circa 200 grammi, questo lo faccio io, eccolo qua, molto grossolanamente, quindi delle io avrei fatto di meglio, ma comunque non è quello il problema, certo. Vabbè, vuoi provare? Dopodiché che si deve fare? Dopodiché si deve fare? Li mettiamo a bollire all'interno. Per quanto tempo? Di un pentolino con 600 ml di acqua per circa 45 minuti, in modo tale che lo zenzero perda un pochino della sua piccantezza. Ovviamente ci rimarrà poi un'acqua che è uno sciroppo, che quindi comunque va utilizzata per la tosse. Dopo circa 45 minuti
togliamo l'acqua e arriva il momento della caramellizzazione, perché noi facciamo... Ridillo un po'? No. Caramellizzazione, ridillo, ridillo. Caramellizzazione. Sì, ecco. Vabbè, facciamo finta che vada bene. Ok, lo togliamo. Quindi questo. Quello va via, si butta, stranamente. No, si beve, perché comunque... Si beve. Okay. Ok, aggiungiamo altri 200 millilitri di acqua in questo modo, con 200 grammi circa di zucchero. Ecco. Adesso dovremo mettere di nuovo sul fuoco per circa 20 minuti, il tempo che l'acqua, sempre a girare, esatto, sì, il tempo che l'acqua si sia un pochino assorbita e rimanga appunto una parte più caramellizzata in qualche modo. Quindi e ti faccio vedere l'effetto finale. Sì. Allora, quindi questa la mettiamo intanto sul fuoco. Hai visto in mai? In questo modo. Perfetto. Accendiamo. È già acceso? Ma no, è quello, il pulsante della piastra. Scusa, io sono ancora... È tutto acceso, ma io vedo lampadine, mi sembra tutto acceso, un albero di Natale questo, non è un piano di cottura. Ok, mentre giriamo ti faccio pure vedere cosa avevo preparato delle caramelline, che volendo ce le possiamo portare anche proprio a classica caramellina. The class is not water, sì, la classe sì, non sì, è acqua. Insomma, alla fine qual è il risultato? Perché allora, la cosa ti faccio vedere, alla fine la cosa fondamentale è quella di riposizionare all'interno di una ciotolina con dello zucchero, così, quando sarà comunque asciugata l'acqua in qualche modo, in modo tale che lo zucchero si aggrappa allo zenzero e oltre a essere già dolce per le due cotture, rimane anche bello piacevole, insomma, al palato. Ti passa il raffreddore, ma vai subito al dentista ora con tutto sto zucchero. Sì, vabbè, comunque tendenzialmente basta una o due fettine al giorno di zenzero, quindi non è un grande quantitativo di zucchero. Bene. E comunque usiamolo di canna e possibilmente equo e solidale. Ok. Possibilmente anche dolce. Possibilmente anche dolce. Dai. Ok, in questo modo. Dopo circa 5-6 minuti lo distribuiamo, esatto, su una piastra o su un piatto e avremo questa meraviglia. Ale. La faccio vedere, che è eccezionale. E uno lo mette in bocca e ciuccia come se fosse una caramella tranquilla. No, guarda, al miele o sono proprio felice perché riesco a mangiarla anch'io, me la porto sempre dietro in una scatolina. Ma questi sono espettoranti, che cosa sono? Allora, lo zenzero, come ti dicevo, va bene sia per l'irritazione della gola, dei bronchi, quando hai il tinticarello, per digerire anche per la nausea. Per la nausea, cioè uno vede un programma televisivo brutto, tac, una pasticca di zenzero, ha risolto il problema. Anche lo sai, anche per gli animali domestici? Ma è un rimedio per la nausea di... Sì, il problema è come fargliela mangiare, figurati. Già uno combatte con i croccantini, che se non sono quelli giusti... Anche l'odore. Allora, abbiamo un minuto per la pillola di riciclo. Che allora, ti sei inventata stavolta? Mi sono inventata questo. Oggi proprio ci ho passato le notti a inventare la puntata di oggi. Senti, saranno contenti i vicini di casa? Sì. Oddio, che cos'è? È balsamico. È buono. Sì. Allora, questo è un fazzoletto balsamico per il raffreddore da portarsi sempre dietro per riciclare il fazzolettino classico delle nonne, un piccolo tovagliolo, questo era il corredo che mi ha fatto mia nonna. Ma... Sì, ancora non mi sono sposata, quindi... Però il corredo ce l'hai, pronto all'emergenza. E ti faccio vedere come si fa velocemente. Semplicemente su un piccolo fazzoletto, ho preso anche quello da uomo, che ho detto, secondo me Tiberio una cosa del genere ce l'ha, lui che è molto grazie elegante per la fiducia. Questo si asciuga. Certo. E lo possiamo portare in borsetta, dentro una borsina, dentro una pochette piccolina, in modo tale che non evapori. Ogni volta che abbiamo il raffreddore, semplicemente faccio così. Ah. E fa bene pure i bronchi. Adesso, si sentirà in tutto lo studio, sì, secondo sì, me. Bene così. Ma, insomma, Lucia, grazie anche per questa volta, perché ci hai dato delle pillole di saggezza e soprattutto eque e solidali. E lei, Lucia Cuffaro, grazie. Grazie a te, buongiorno.